Buonasera, siamo nelle Marche, siamo a Belmonte Piceno, nella chiesa di Santa Maria in Muris, che è una particolarissima e meravigliosa location che abbiamo scelto per l'esecuzione della prima suite di Johann Sebastian Bach. Questa chiesa fu eretta circa nel 900 d.C. dai monaci benedettini. E poi è stata completata dai monaci farfensi di Santa Vittoria in Matenano, e in seguito a un assedio da parte dei Saraceni. Abbiamo deciso di utilizzare questa piccola chiesetta proprio per eseguire la prima suite di Johann Sebastian Bach, e volevo, ecco, aggiungere una piccolissima postfazione alla mia esecuzione. E prima di tutto devo ringraziare l'AMAT per aver accettato la Regione Marche e l'AMAT per aver selezionato e supportato questo progetto che si chiama Bach e il Romanico nel Piceno, che prevede l'esecuzione dell'integrale delle sei suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. È una particolare, molto particolare composizione questa di Bach che ebbe l'ardire di scrivere tra i primi per strumento ad arco, per strumento monodico solo, quindi non per uno strumento polifonico. Così come ha scritto, oltre le sei suite per violoncello solo, anche le sei sonate partite per violino solo e la partita per flauto solo. La singolarità di questa scrittura è anche la caratterizzazione più importante, secondo me, è data dal fatto che uno strumento solo, così, solo, veramente in solitaria, come sono stato io oggi, se non in compagnia dei miei tecnici, che vorrei ringraziare subito, Alessandra Machella e Maurizio Machella, tecnici audio-video. Questa esecuzione, che nasce così, nel silenzio di questa chiesa, è riuscita nel fluire della scrittura bachiana, a dare, credo, all'ascoltatore un senso comunque di completezza armonica. La scrittura, appunto, che dicevo, di cui parlavo per lo strumento solo, è particolarmente emblematica perché attraverso l'esecuzione di una nota alla volta del violoncello, del violino, del flauto, riesce a trasmettere all'ascoltatore un'armonia che è comunque ben ascoltata, ben avvertita, un'armonia direi virtuale, perché non viene realizzata dallo strumento esecutore, ma comunque viene percepita in maniera estremamente chiara. Detto questo, volevo aggiungere qualcosa sulla prima suite per violoncello, che forse è la più celebre, è la più famosa, diciamo. E attraverso, forse anche la televisione credo che abbia trasmesso negli anni il preludio. E molto ricorda, tra l'altro, attraverso questo fluire continuo. Vorrei ricordare che Bach, nella scrittura bachiana, soprattutto quella per violoncello solo o per strumento solo, spesso non vediamo delle pause, perché è come un completo e continuo fluire. E tra l'altro, piccola curiosità, Bach in tedesco significa ruscello e questa cosa è estremamente, per me, estremamente simbolica e interessante, perché questa scrittura bachiana, questo fluire continuo come un'acqua di un ruscello, riesce a dare, credo, una magia veramente particolare alla sua musica. E detto questo, il preludio della prima suite ricorda vagamente anche, diciamo, la scrittura, alcuni preludi del clavicembalo ben temperato, per scrittura di Bach per clavicembalo, per tastiera, appunto, che è invece uno strumento polifonico. Per questa esecuzione ho utilizzato, venendo un po' sullo specifico tecnico che potrebbe essere interessante. E conclude anche questa postfazione, che abbiamo chiamato così. Ho utilizzato un arco, una copia di un arco classico, in realtà. Bach sappiamo che appartiene, anzi è il capostipite, è il manifesto,
È il compositore più importante del periodo barocco. Io ho utilizzato un arco classico, una copia di un arco del 1750, e quindi ho pensato pure magari perché non utilizzare un arco contemporaneo a Bach? Beh, se io fossi stato un figlio di Bach avrei vissuto negli anni 40, 50, 60 del 1700 e perché no, avrei avuto i miei strumenti e avrei suonato la musica di mio padre. Oltre all'arco, che è una copia di un arco inglese, ho utilizzato il mio strumento, che è una copia di uno strumento stradivariano, di Stradivari Cremona. Ecco, quindi Stradivari invece appartiene al periodo di Bach, a ridosso tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento. Ok, concludo, vi ringrazio, ringrazio ancora l'AMAT, ringrazio i tecnici collaboratori, ringrazio soprattutto il comune di Belmonte Piceno, nella persona di Ivano Bascione, il sindaco, e vi do l'appuntamento alla prossima suite, la seconda, che verrà eseguita nella chiesa di San Paolino a Falerone. Ancora saremo nelle Marche e continueremo così per tutte e sei le suite per violoncello solo di Bach. Grazie ancora e buonanotte e buonasera a tutti. Ciao.